l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il dirigente David Canestri andranno a processo per il falso in prospetto. A decidere il rinvio a giudizio è stato il GUP Ilaria Cornetti. È stato disposto il rinvio a giudizio all'udienza del 10 dicembre 2019 per tutti e tre gli imputati davanti al dottor Fruganti. Il capo di imputazione è relativo al collocamento delle famigerate obbligazioni subordinate diventate poi carta straccia nel novembre 2015 a seguito del decreto salvabanche. L'accusa è di non aver reso i risparmiatori consapevoli di quello che andavano a acquistare, soprattutto delle condizioni anche di Banca Etruria. Circa un centinaio di risparmiatori tra obbligazionisti ed azionisti che si sono costituiti parte civile nel processo. Fuori dal tribunale questa mattina è andata in scena anche una nuova protesta del comitato vittime del salvabanche. Perché ancora giustizia non è stata fatta. Sono passati 4 anni da quando la banca è andata a risoluzione e ancora noi siamo qua fuori a reclamare giustizia. Gli arbitrati anche dei rimborsi dei risparmiatori hanno dimostrato inequivocabilmente che queste persone sono state truffate in qualche maniera perché sono state spinte ad acquistare dei prodotti non consoni, diciamo così, alla loro preparazione, ma non consoni anche perché la banca le condizioni della banca erano molto gravi e ad oggi ancora sono processi lunghissimi e che pongono una riflessione, che probabilmente per questi reati bancari servirebbe una procura nazionale e questo sarà un argomento che porteremo anche in commissione d'inchiesta. Noi ci aspetteremo giustizia vera, che i responsabili siano tutti puniti perché hanno veramente fatto del male a noi derubati. Al territorio perché l'hanno messo in ginocchio e se non c'è giustizia non c'è speranza, non c'è futuro, non c'è niente.